Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi facciamo qualcosa di un po' diverso dal solito. Il mio amico e compagno di team Stefano ha appena ricevuto dal Giappone un box di Shiny Star V. Se non sapete di cosa sto parlando, è un'espansione che uscirà nel resto del mondo a febbraio e che contiene un'infinità di carte shiny, bellissime, luccicanti, cioè le carte che piacciono tanto ai collezionisti, ma che piacciono anche a chi non colleziona. Come vedete in questa immagine che avete davanti, c'è questo Charizard VMAX Shiny, che è una cosa bellissima che non vedo l'ora di vedere dal vivo. Come dici? Hai un mazzo online fortissimo ma non riesci a giocarlo perché ti mancano delle carte? La risposta è BuyPTCGOCodes. Su BuyPTCGOCodes puoi comprare tutti i codici che ti servono, che siano Vivid Voltage oppure di altre espansioni, e avrai uno sconto del 5% se inserisci Weavile come codice sconto al momento dell'acquisto. Oppure basta che clicchi il link qui sotto in cui il codice sconto è già attivato. Corri su BuyPTCGOCodes. Ste, in questo video, aprirà un box. Un box che è composto da 10 buste, in ognuna delle quali abbiamo la certezza di trovare una carta V o VMAX. Direi che vi ho già dato fin troppe informazioni, quello che vogliamo vedere tutti, io compreso, è che cosa riuscirà a trovare il nostro Ste. Vediamo. Va bene, apriamo questo box, Shiny Star V. Facciamo vedere anche l'imballaggio, è bellissimo. Esatto. Classico box giapponese, bellissimo. 10 buste alla ricerca ovviamente dei Charizard, che sono ovviamente le carte che valgono di più. Sempre i Charizard, sono sempre quelli. Vediamo che sono 10 buste, ognuna contiene o una V o una VMAX. Sono tutte carte shiny quelle che si trovano, V e VMAX? No, si trovano anche di V e di normal. Ok. Cosa particolare è che hanno messo il codice anche nelle bustine giapponesi, infatti. Sono codici bellissimi, tra l'altro. Ok, vediamo. Abbiamo dei Pokémon comuni. Sì, sì, si vedono. Poi avvicina bene quando troverai le carte con le belle. Come vedete molte sono ristampe, le conosciamo esatto. Già. Abbiamo uno Wizard. Un boss che va sempre bene quello. Stassia. E quello è uno Zacian. Dai, gira bene la carta e faccela vedere bene. Questo è un nostro tipo Zacian. Mette la webcam al contrario. Sì, sì, vabbè, capovolgila così la vediamo bene. Avvicina un po'. Zassia. Ecco, guardalo. Beh, in giapponese da noi cita come promo. E l'ultima è la reverse. Sono reverse particolari, ovvero sono lucide come le carte normali, ma sono lucide e si vedono i riflessi. Sì, è vero, si vede. È bellissimo. È uno reverse diverso dal solito. Spettacolo, bellissimo. Abbiamo uno Zacian per cominciare, quindi come lo giudichi come pull per cominciare? Sei soddisfatto? Beh, uno Zacian non è che faccio. Codici stupendi, a me piacciono i codici. Esatto. Ecco, uno scartoggetto, sempre bene. Alchemy, Ginepro, vabbè, attenzione a qualcosa che luccica. Un Frozmoth, ragazzi, questo va sempre bene. Un Decidueye, sono belle carte. Oh! Questa non è shiny. È un VMAX o il V quello? Questo è il VMAX. È il VMAX, che spettacolo. Credo che sia l'unica carta VMAX che non sia ristampata in questa espansione. Sì, Ditto non c'era. Cioè, non c'era, da non si è ancora vista. Esatto. Bello. Bello, bello. Molto carino. Siamo a 2 su 10, ancora nessuna scena. E nessuna. Cosa particolare. Quanto è bello sbustare dei pacchetti da cui esce sempre una V o una VMAX. Esatto. Roulette. Cosino. A Manetan. Energia cattura. Oh, prima shine. Attenzione, shine. Vediamo, non me ne ho neanche accorto. È cos'è un Grident? Shine. Wow. E c'è il stellino tutto. Questo... Cambia poco, Grident è... Eccolo, bellissimo questo Grident shiny che si è visto nel Whimsicott di recente, quindi una carta esatto. Che potrà anche essere utile poi. Ottimo, prima shiny. Prima shiny. Uno Zamazenta. Queste carte prendono... C'è anche un Dragapult V. C'è un Dragapult V. E direi un bel pacchetto. Piccolino. Mediamente in un boss si trovano due o tre di quelle piccole e una di quella grande. Più in teoria almeno anche una Amazing Rare. Bellissimo. Una
abbiamo un sablo, un'altra carta per il mid party. Alta shiny piccolino, attenzione. Questo cos'è, un Grimmsnarl, quello che c'è prima, no? È quello che c'è prima, che non mi ricordo il nome, la fase in mezzo. Non me lo ricordo neanch'io. Però è bello, eh. Ma che colori, bellissimo. Carino, bianco, verde, tutto carino. Sì, sì, sì. Alta shiny. Attenzione, un Lapras VMAX, bellissimo. Non male, non shiny, ma ci sta. Però deve essere troppo bello sbustare in questo modo. Peccato che... Oh, guarda cosa c'è. Questa è una carta che ancora da noi non è uscita. E questa è quella di Zacian, è quella di Zacian questa, no? Zacian, la spada indomita che fa fare... Cos'era? 50. 30 in più. 30 in più. Ah, 30. Avevo capito 50. Vabbè. Con questa carta il vostro Zacian farà 30 l'anno in più. Gli dà la 50 vita in più a quell'altro. Esatto, quello per Zamazenta. 30 in più. Carina, anche reverse. Tutta bella inflettante. Ma sì, d'altronde non è che Zacian sia una carta tanto forte adesso, quindi ci sta a potenziarla un po', no? No, esatto. Tanto chi la usa Zacian? Tanto dice, se vedo qualcosa, sì, in ogni boost c'è qualcosa. Zigzagoon. Energia doppia. Moltmolo. Obsagoon, ah, questo è quello, è un alternative. Che bello, aspetta, è quello con Obstruct anche questo. Sì, bellissimo. Però illustrazione diversa. Bella. Aia, questa è bellissima, questa è bellissima. Allontana un pelo, vediamo se la facciamo mettere a fuoco bene. Che bella. Poi Cramorant Shiny è bellissimo, sì, a prescindere. È bellissimo, arancione così. Questa stai appena ricominciando i tornei, voglio che la giochi, te la voglio proprio vedere. Me la compro in versione inglese. beh. Che bella. Bella, bella. È una delle mie preferite, proprio bella da vedere. Bellissima, bellissima. Quindi è già uscita la shine. Cannellino. Io voglio una Amazing Rare, comunque, te lo dico, eh. Sì, infatti, non sono ancora uscito. Speed Energy. Un altro Camulant. È un Pokémon che piace. Stonjouer. Eccola, l'hai chiamata. Oh, che bella! Che meraviglia! Reshiram. Tienila immobile, vediamo bella. Se allontana un pelo. No, troppo bella. Troppo bella. Io vorrei farmi un quadretto con tutte le Amazing Rare. Bellissima. Reshiram. È un Crobat, così. Che si nascondeva. Così, tanto per. Quel Reshiram, ricordiamo cosa fa. Fa 2,70 con 3 energie diverse e poi com'è, le scarta tutte? Dopo che non controllo le carte. Ma fa un 60. C'è un 60, non me la ricordo a memoria. Ah. Non vuoi che tipo si fa 60 danni su se stesso, ma non ne sono sicuro. C'è scritto 60. Allora, quindi penso che si infligga 60 danni. Vabbè, tanto ha pochi punti salute comunque, quindi non cambia niente. Meglio ancora. Lì. Fantastico. Bella però. Bella anche da vedere. Bellissima. Di Veltal è... Ah, secondo me è più bella questa da vedere di Veltal, però Veltal è più competitiva. Sì, 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 decisamente. Anche Kyogre non era male, eh. A me non dispiaceva. Vediamo. Ecco l'altro... Cosa ecco. Che da noi non c'è ancora. 50 punti salute in più a Zamazenta. 70 punti salute 70. In più. 70 punti salute in più. Vola 300 di vita. Mamma mia. Ancora Mad Party. Guarda. Ancora Mad Party. Ah, è quello Shiny però va dentro, Shiny. C'è prima il normale seguito dallo Shiny. Questa è shiny. Bellissima. Sì, questa qualcuno ha creato questo pacchetto a mano per fare apposta. Cosa sarà? Là? Ditto! Ecco, hai l'1-1, perfetto. Esatto, Ditto e Ditto di Vimax. Ditto è un Pokémon bellissimo. Qui cos'è che luccica? Un altro Rotom. È un Rotom reverse che luccica. Bella, bella, ancora tre pacchetti. Sono già uscite tre shiny piccole. Un Amazing Rare, un Cobalt, uno Zacian. Non ci si può lamentare, decisamente. Che belli i bot giapponesi. Peccato che non si possano giocare perché sono delle meraviglie. È un peccato. Grookey, quello con l'illustrazione stupenda, tra l'altro. Yes. The Dan. Che carino questo The Dan. Ivarama.
È un individuo. Un individuo, vabbè, onesto. Ci sta. Ah, questo pacchetto è abbastanza deludente. Dai, un God Pack ci starebbe bene per fare conclusione. Allora, ripeti bene in che cosa consiste per chi non lo sa. God Pack è un pacchetto God che ci sono 10 shiny, di cui 7 baby shiny e 3 ultra shiny. Ma non è neanche questo. E sai con che frequenza può saltare fuori un God Pack? Uno ogni 30 bots. Questa cos'è? Quindi è abbastanza difficile. Questa cos'è? Non so. Sai che non me la ricordo. Non ho idea di cosa sia. Non me la ricordo. E purtroppo proprio. Non so il giapponese. C'è scritto HP50. C'è scritto HP50. È qualcosa che riguarda i punti salute, ma non è di cosa. Non mi dice niente. Quello è un Duraludon. Cos'è? Una prof. Un Duraludon. Attenzione. Un Toxtricity. No. Un Toxtricity. Povero Toxtricity con un'illustrazione così bella, ma non è riuscito ancora a fare dei bei risultati. Esatto, ultimo pacchetto, attenzione. God, no, niente God. Vabbè. Però la sento la Amazing Rare, io la sento, Te l'ho detto come prima, Oh, il coso... l'uomo... il ball. Esatto. Un Upa... No, un Eldegoss, hai trovato Eldegoss Crobat e Zacian. Wow, è un piattino Vevescri. Ah, è bello, carino, bello, anche quello. Quindi, bel pool, 3 V-Mats, un po' di video utili. Wow. Un Amazing Rare, il Cramorant V spettacolare Shiny, che è bellissimo. Esatto. Soddisfatto, Ste? Cosa ne pensi? Molto, molto, bel pacchetto, bel bot. Cioè, davvero. Wow. È bellissimo. È veramente bello. Va bene, sì, dai. Ti ringrazio per aver condiviso questo bellissimo momento con il canale. Esatto. Bella a tutti. Mettete mi piace, iscrivetevi se non siete ancora. Ecco, bravi. Fate come dice Ste. Ciao, Ste. A presto. Ciao. Va bene, ragazzi. Io spero che vi siate divertiti a guardare questo unboxing esclusivo di queste carte che sono appena uscite in Giappone. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video e poi, come vi ho detto anche nel video precedente, martedì, giovedì, domenica 20:15 live, mi trovate sempre qua. Ciao.